Allora, Nini, cos'è che è? Siamo un video? Allora, oggi video molto importante nell'ambito delle relazioni, ovvero il testare una ragazza, appunto ovviamente parlo di relazione seria, quando conoscete una ragazza, capire se può essere adatta per una relazione seria e soprattutto anche il concetto di distaccarsi dall'idea di bellezza in una ragazza, ok? Distaccarsi proprio dalla bellezza. Allora, quello che vedo ad oggi nella società, come è successo anche a me in passato, è che non è una novità, la maggior parte degli uomini non hanno un'abbondanza di ragazze nella propria vita, ok? Cosa intendo dire? Che semplicemente faticano a trovare una ragazza, devono fare una fatica incredibile, uscire con delle ragazze, quindi vivono nella scarsità, ok? Di conseguenza, appena trovano una ragazza, boom, si buttano al 100% in questa è la donna della mia vita e cadono in una spirale di amore dove appunto la mettono sul piedistallo, la trattano come la principessa, è un unicorno speciale, e lei è diversa dalle altre e semplicemente la identificano come la cosa migliore che sia mai successa nella loro vita. Questo ovviamente succede per quale motivo? Perché appunto vivono nella scarsità, è un po' come se in questo momento io avessi, che ne so, non avessi niente e trovo un assegno da 1.000 euro. Ovviamente questo assegno per me varrà un casino. Per un milionario quell'assegno da 1.000 euro non vale niente, può tranquillamente buttarlo nella spazzatura. Ok? Perché? Questo perché ha un'abbondanza. Stessa cosa per quanto riguarda il discorso delle ragazze. Chi non ha un'abbondanza, appena ha una piccola occasione, si butterà al 100% in questa occasione e probabilmente potrebbe mandare anche le cose a quel paese. Però comunque, quello che dico, il discorso di questo video è questo: dovete imparare con le donne a distaccarvi dalla loro bellezza. In che senso? Io vedo tanti uomini che appunto vanno in relazioni, finiscono in relazioni anche tossiche, dove le cose non vanno bene, le cose vanno, anzi vanno di merda, non solo non vanno bene, dove magari non ricevono il rispetto che appunto si meriterebbero, comunque costantemente vengono messi al secondo posto o accettano atteggiamenti che non dovrebbero accettare, tutto perché semplicemente non hanno altra scelta, ok? Non hanno, dicono, ma se non c'è lei, se dovessi lasciarmi con lei, come faccio a trovare un'altra? Non ce n'è nessun'altra come lei. Questo succede appunto perché, come ho detto prima, vivono nella scarsità. Il problema è questo, che una ragazza al vostro fianco, e io l'ho vissuto in prima persona, può aiutarvi tantissimo a migliorare la qualità della vostra vita o può rovinarvi. Può rovinare completamente la qualità della vostra vita e soprattutto se magari avete idea di in futuro, come nel mio caso, io in futuro ho intenzione di sposarmi, avere dei figli, capire che trovare la giusta persona che diventi la madre dei vostri figli non è una cazzata, ok? Quindi dovete fare una ricerca abbastanza approfondita. Immagino, ho visto un po' di tempo fa una metafora di veramente gente che passa delle ore, se non dei giorni, se non dei mesi a scegliere la macchina giusta, ma appena spunta una ragazza, basta, quella è automaticamente la donna della loro vita. E questo non va bene, ok? Non va bene perché appunto vi state condannando molto probabilmente a un'esistenza. Voi magari avete una botta di culo, ma nella maggior parte dei casi potrebbe essere questa ragazza non sia l'angelo che vi siete creati nella vostra testa, ma possa essere magari anche una stronza. Di conseguenza, appunto, l'idea di distaccarsi dalla bellezza perché? Perché tante ragazze sì, possono avere una bellezza incredibile, ok? Parleremo in termini molto superficiali, da una scala da 1 a 10, essere un 8, un 9, un 10. Ma la realtà è questa, che conta anche tanto, non tanto, conta molto di più la personalità, soprattutto sul lungo termine. E tante ragazze appunto possono sembrare delle fighe atomiche, in realtà possono poi rivelarsi, soprattutto dopo i 6 a 12 mesi, possono rivelarsi veramente un dito su per il culo, ok? Anche due dita, anche tutto il pugno su per il culo. Di conseguenza, il problema è questo, che molto spesso un uomo se ne rende conto quando oramai sono passati 12 mesi, è innamorato perso e l'idea di staccarsi, come è successo anche a me in passato, di staccarsi a questa ragazza è la cosa più atroce dell'universo, ok? Perché dice come farò a trovarne un'altra? E appunto è sempre il discorso di vivere nella scarsità e non nell'abbondanza. Quindi io appunto ho vissuto diverse occasioni, sono stato anche in relazioni dove personalmente io ritengo che una donna si possa cambiare, nel senso che la ragazza perfetta non esiste, come non esiste l'uomo perfetto, però la ragazza perfetta non esiste e sono molto, come dire, convinto che
la ragazza perfetta la si debba creare, ok? Però ora non parlerò di questo in questo video, però quello che voglio dire è questo, che è vero che una ragazza si può anche cambiare, secondo me, se veramente avete compreso le dinamiche femminili e maschili. E non qualcosa che io ho fatto in passato, ma la realtà è questa, che se tornassi indietro, io ho cambiato delle ragazze, ho cambiato il loro atteggiamento, ho cambiato il loro comportamento, ma la realtà è questa, se tornassi indietro non lo farei. Cioè è stato un investimento di tempo ed energia che personalmente non ne è valsa la pena. Perché? Perché certi danni erano già stati fatti ed erano danni quasi, potrei dire, irreparabili. Invece cosa ho deciso di fare? Di continuare magari una relazione con una ragazza, quando la realtà, la cosa migliore sarebbe stata chiudere quella relazione e passare alla persona successiva, ok? Trovare una persona che appunto corrispondeva di più ai miei standard, va bene? Quindi, tanto parleremo tra poco di quali standard, tra un po' si scarica la telecamera, ma spero che ho un'altra batteria che vada, un minimo. Però, ad esempio, un po' di tempo fa ero uscito con una ragazza che, proprio parlando del discorso di staccarsi dalla bellezza, sono uscito con una ragazza, da qua una modella, quindi una bellissima ragazza. E la realtà è questa, sono uscito la prima sera e ho detto, cazzo, mi sono innamorato, c'è una figa incredibile sta ragazza. La seconda sera ci sono uscito, già avevo notato certi atteggiamenti, certe caratteristiche che semplicemente non fanno parte di quella che io definirei la mia ragazza ideale. Ok? Dico questo perché? Perché oramai ho diversi anni di esperienza in quest'ambito, ho conosciuto abbastanza ragazze da poter dire un minimo capisco la, e sono arrivato al punto appunto da distaccarmi dall'idea della bellezza di una ragazza. Ed è quello che poi ho visto, io sono uscito con questa ragazza e subito sì, la bellezza mi ha colto all'improvviso, ma la realtà è che poi ho conosciuto questa ragazza e c'erano caratteristiche che personalmente io non gradisco in una ragazza, assolutamente, vuole l'esatto contrario di ciò che voglio, ok? Quindi, infatti poi la cosa è finita lì, non che potesse continuare una roba del genere, ma comunque, perché dico questo? Perché tanti uomini nella mia situazione invece sarebbero caduti in questa trappola, avrebbero iniziato a far di tutto pur di stare con questa ragazza, ok? Nonostante, come ho detto, una bellissima ragazza aveva visto anche i suoi pregi, però certe cose per me, ad esempio, può essere un po' troppo arrogante, un po' troppo, soprattutto io mi ritengo molto mascolino, di conseguenza non voglio una persona che appunto sia mascolina anche dalla sua parte, soprattutto, quello vabbè, è qualcosa che poi si mette a posto inevitabilmente, ma un'altra cosa che proprio io ho notato, che io non apprezzo per niente, è la mancanza di riconoscenza, ok? Questa è una delle cose che io cerco una ragazza che appunto apprezzi quello che le viene fatto, e questa è una cosa che mancava, ma appunto non sono qua a raccontarvi com'è andata la cosa, semplicemente sono qua a raccontarvi a dire che tanti uomini invece sarebbero caduti in altra app e dire, cazzo, questa è bellissima, di conseguenza deve essere la mia ragazza, farò di tutto affinché lei sia la mia ragazza, ok? Anche in passato sono uscito, anzi ho avuto anche relazioni con ragazze che, tornassi indietro, come ho detto, non farei questa roba qua, non farei questo errore. È stato con ragazze che la realtà è questa, non c'erano le caratteristiche, gli standard non erano all'altezza, avevano delle caratteristiche, degli atteggiamenti che personalmente non dovevo averci nulla a che fare, ok? Potevo semplicemente divertirmi, cioè finirla lì, e io invece sono poi caduto nella trappola di portare avanti la cosa e farla diventare una relazione, ok? E questa è una trappola che io vi chiedo di evitare. Come fate a evitare questa cosa? Dovete distaccarvi dalla bellezza di una ragazza, capire che non è l'unica cosa che conta. Come fate a distaccarvi ancora di più? Semplicemente abituarvi alla bellezza, ok? Più voi siete circondati da belle ragazze, per questo io sono molto d'accordo sul fatto di frequentare più ragazze. Perché questo? Perché inevitabilmente vi distaccate dall'idea di bellezza, ok? Vi abituate a questa cosa. Se invece, parlavo l'altro giorno con un mio cliente che appunto lui è da mesi che pensa a una ragazza, perché? Perché è stata l'unica negli ultimi 2 mesi che appunto le ha dato un po' di attenzioni, una bella ragazza sicuramente, ma il fatto che è stata l'unica l'ha portato, ovviamente ora ci stiamo lavorando su questa cosa, l'abbiamo già risolta fortunatamente, però il fatto che sia stata la prima, che è una bella ragazza che ha dato un po' di attenzioni, lui si è attaccato a questa persona qua, ok? La vede come l'unica, nonostante questa ragazza si possa anche essere comportata di merda, va bene? Quindi questo è il concetto di distaccarsi dalla bellezza. Ora, l'idea invece di testare una ragazza viene una volta che vi siete distaccati dalla bellezza. Cosa intendo dire con testare una ragazza? Testare una ragazza significa quello che io faccio personalmente quando conosco una ragazza e voglio capire cosa voglio avere con questa ragazza, perché fino a che si tratta di uscirci e divertirmici e non aver nulla di serio, non c'è problema. Ovviamente invece ho molti più standard, soprattutto
arrogantemente dico nella situazione in cui mi trovo, nel senso che so di avere una vita interessante, so di avere innanzitutto una vita, ok? So di avere una vita, so di avere una vita interessante, so di avere le possibilità di muovermi, viaggiare, fare cose, ok? So di avere degli obiettivi, so che sto raggiungendo i miei obiettivi, so di avere comunque caratteristiche che mi permettono di avere degli standard elevati. Di conseguenza ho degli standard anche per le ragazze con cui decido, potrei decidere di avere una relazione. E per me alcuni di questi standard ovviamente sono: uno, il fatto che questa ragazza, io sono molto d'idea che se invito una ragazza a uscire, in generale se invito qualcuno a uscire, chiunque inviti qualcuno a uscire ha il dovere secondo me di pagare, ok? Faccio un esempio: io invito te che stai guardando a berci una birra, sarò io che pagherò da bere. Perché? Perché sono io che ti ho invitato. Quindi nel 90% dei casi, 99% dei casi sono io che invito una ragazza a uscire, ovviamente sarò io che offrirò, oppure a fare qualsiasi cosa. Però la realtà è questa, che allo stesso tempo questo è un test che mi serve per capire se la ragazza è riconoscente o queste cose le dà per scontato. Questa è una mia preferenza, perché a me personalmente una ragazza che dà per scontato queste cose non è il mio tipo e non l'apprezzo come cosa. Allo stesso tempo, dopo che io ho fatto questo, un altro test per quanto mi riguarda è il vedere se questa ragazza cerca di ricambiare in una maniera. Ok, ho avuto ragazze che appunto sono uscito, anche ultimamente sono uscito con una ragazza e la volta successiva, sta qua è arrivata, mi ha portato una bottiglia di vino, anche un'ottima bottiglia di vino tra l'altro, proprio perché la volta prima l'avevo offerto da bere. E un'altra ragazza invece, sono uscito due volte, questa ragazza non ha neanche spiccicato un grazie dopo che le ho offerto appunto una da bere. Quindi queste sono cose che io personalmente noto. Ovviamente nessuna di queste ragazze erano ragazze che valutavo di averci una relazione seria, quindi non è un problema, però sono tutte caratteristiche, tutte cose a cui presto attenzione e vi consiglio anche voi di prestare attenzione. Un'altra cosa fondamentale che tanti uomini proprio non si rendono conto è l'entusiasmo che c'è nell'uscire, ok? Se io esco con una ragazza non voglio essere l'unico che fa uno sforzo, ok? Ad esempio, ero visto una ragazza, c'era l'idea di uscire, poi non poteva, e un'altra volta appunto dovevamo vederci di nuovo, nel frattempo ci eravamo visti per caso, dovevamo uscire di nuovo, però non vedevo questo entusiasmo, ok? Io so che questa ragazza vuole uscire, però a me importa anche vedere dell'entusiasmo, non devo essere io a fare tutta la fatica, non devo essere io solo a cercare, ok? E quando io non vedo questo entusiasmo qua, semplicemente sparisco nel nulla, fino a quando non vedo quell'entusiasmo, ok? Marte, vai un po' a farti un giro invece di piangere, dai, lascia stare sempre. Quindi per me è importante anche quell'entusiasmo lì, è fondamentale, perché non voglio essere l'unico che fa degli sforzi, non voglio essere l'unico che ha questo entusiasmo nell'uscire, che propone cose. No, mi aspetto la stessa partecipazione, appunto la stessa, si dice, no, la stessa, vabbè, non viene la parola, stesso entusiasmo anche dall'altra parte, ok? Quindi questo è legato anche al livello di interesse. Qua sto guardando per terra perché ho scritto dei appunti, ho messo anche il livello di interesse. Se una, ad esempio, mesi fa c'era una ragazza che mi interessava, anche carina per quanto mi riguarda, e appunto l'idea era quella di magari iniziare a frequentarla, quello che è, però ho visto che questa ragazza faceva dei giochetti del cazzo, e quindi personalmente io non ne ho voglia di giocare questi giochi, ok? Come ho detto, mi ritrovo in situazioni in cui non ho bisogno di fare questi giochetti, di conseguenza ho proprio tagliato, il mio interesse è svanito nel nulla. Questo a prescindere da quanto sia bella una ragazza, ok? Perché? Perché oramai mi sono distaccato dall'idea della bellezza, ok? Dal concetto della bellezza. E questo appunto vi aiuta a vedere le cose più chiaramente, come se voi toglieste, o meglio metteste un obiettivo che vi permette di vedere veramente la persona, non solo rimanere offuscati dalla bellezza, no, vedete veramente la persona com'è, il carattere, ok? È quello che tanti uomini appunto non fanno, rimangono semplicemente attaccati e attratti dalla bellezza. Un'altra cosa che appunto molto importante, per me è fondamentale per quanto mi riguarda, tante donne si incazzeranno per questo e tanti uomini invece diranno no, ma non conta, è il passato di una ragazza. Per quanto mi riguarda, a me è fondamentale capire il passato di una ragazza. Ho fatto l'errore di appunto frequentare anche ragazze il cui passato era totalmente opposto a ciò che desideravo e non è mai finita bene, ok? E per cui anche ad oggi, passato cosa intendo? Intendo veramente il suo passato anche con altre persone, cioè le persone con cui è stata, le reazioni che ha avuto, se reazioni tossiche, perché comunque quella, una reazione tossica magari di 2 anni
è spazzatura. Cosa vuol dire che è spazzatura? È spazzatura che deve entrare per forza nella mia relazione. E io personalmente non voglio avere quella spazzatura lì. Ok? Ci sono degli studi, dei dati proprio anche su queste cose qua. Di conseguenza non giudico una ragazza, ok? Non giudico una ragazza per il suo passato. Allo stesso tempo però ho le mie preferenze. Ho le mie preferenze, cosa vuol dire? Che una ragazza può fare quello che vuole, ma come lei può fare quello che vuole, io posso scegliere quello che voglio. Io posso avere tutte le preferenze del mondo. Ok? Non la giudico, non butto fuori dei termini, insulti e cose varie. Semplicemente io ho delle preferenze. Come tutti dovremmo avere delle preferenze. Ovviamente dobbiamo essere anche all'altezza di quelle preferenze lì. Un altro punto. Vabbè, le caratteristiche che voi gradite. Se a voi piace la ragazza che fa palestra, ok? Questo è il testa. Non sono neanche legato all'idea di testare, quindi non voglio entrare in questo discorso, però non c'entra un cazzo. Però la cosa è questa: il testare una ragazza perché è fondamentale, ma lo dovete fare una volta che vi siete distaccati dall'idea della bellezza. Testare una ragazza per capire se veramente, come ho detto, volete avere una relazione seria, cazzo, deve avere certe caratteristiche. Perché state delle ore a cercare su Amazon l'oggetto perfetto, o la macchina perfetta, la moto perfetta, e che cazzo, la musica perfetta da ascoltare, e poi invece, cazzo, non perdete neanche un minuto a valutare se la ragazza con cui state assieme può essere la donna del vostro futuro. Perché anche lì, se volete che una ragazza diventi la vostra fidanzata, non ha senso farlo per una cosa temporanea. No, l'idea secondo me dell'uscire con una ragazza e frequentarla seriamente è che questa diventerà potenzialmente la madre dei vostri figli o starà con voi nel futuro. Altrimenti che senso ha stare con una ragazza con l'idea che prima o poi finirà? Di conseguenza, se avete questa mia stessa mentalità, pensate a lungo termine, dovete anche dire, cazzo, devo fare una certa ricerca, devo capire questa è la persona giusta perché potrei passarci il resto della mia vita. E se non lo è, è il caso che invece cerchiate una ragazza che sia più in sintonia con i vostri standard, con ciò che veramente voi desiderate. Ok, come ho detto, questo è un video secondo me molto importante, perché tanti uomini appunto semplicemente rimangono offuscati dalla bellezza di una ragazza e no, è bellissima, e come faccio a trovare un'altra come lei? Ho fatto lo stesso ragionamento anch'io in passato, va bene? Fortunatamente ho cambiato questa cosa. Come ho detto, come ho cambiato principalmente questa cosa? Uscendo con tante ragazze, abituandomi all'idea della bellezza, perché quando ti abitui a una cosa semplicemente non la metti più così tanto sul piedistallo, va bene? E anzi inizia a capire che tante ragazze che possono essere delle fighe incredibili in realtà sono estremamente noiose, o magari hanno un passato di merda che purtroppo ti devi prendere tanta spazzatura, e sono sicuro che non è ciò che desiderate. Quindi ragazzi, io vi auguro tante belle cose, spero che abbiate gradito il video. Nel caso, se volete lavorare con me per i prossimi 6 mesi, poi nell'ambito delle relazioni, vi chiedo appunto di mandarmi una mail o prenotare una chiamata gratuita, questo solamente se appunto avete magari il dubbio di voler lavorare con me. Altrimenti lasciate mi piace, iscrivetevi, se commentate mi fate veramente un grosso piacere, commentate con Icnusa, ok? Io vi auguro una grandiosa giornata, state bene, ciao campioni, a presto!